Un lungo secolo di vita, 22 dicembre 1909, nasce Grippa Fiorentina, la festeggiata della serata. Qui in compagnia con me abbiamo la nipote Antonietta Guarino, con la quale condivide la sua vita giorno per giorno. Giorno e notte. La nonna sono 34 anni, quasi 35, che vive con noi. E ogni giorno scopriamo che ha dei valori indimenticabili. Qual è il segreto per vivere 100 lunghi anni? Questa è una cosa veramente difficile. Però penso che lei forse il modo di vivere. Ha trascorso una vita, ha lavorato tanto nei campi, nella villa del barone Ricciardi, da ragazza. Poi finalmente si è sposata con mio nonno che ha perso 20 anni fa e hanno condotto una vita anche loro, una coppia formidabile. Quindi un esempio di amore? Un esempio di amore che auguro a tutte le persone. Pensa che il nonno era talmente una persona gentilissima che ogni volta che si recava ad Altavilla in paese, perché noi abitiamo in campagna, non scendeva mai dal paese che non portava a lei un regalo. Mi è rimasto impressa a Pasqua, per esempio, ogni volta l'uovo di Pasqua, ma non solo il cioccolato, un ricordo a fianco. Quindi veramente c'è d'esempio. Quindi valori, unione familiare e lunga vita. Unione familiare proprio al massimo. Anche col fratello mi è rimasta impressa una cosa, ci recavamo sempre a Grumola, dove aveva l'unico fratello, e ci incantavamo a vederli, per 10 minuti, un quarto d'ora, si stringevano le mani e diceva, sora mia bella, e lei rispondeva, frate mio bello. Guarda, era un'emozione, ancora oggi che il fratello non c'è più, è morto per noi. Sono ricordi che non finiscono mai, penso. Da circa mezzo secolo è lì che ci consola o ci bacchetta, ci premia o ci rimprovera con la saggezza del tempo e sovente con l'ingenuità di chi vive un tempo nuovo senza capirlo fino in fondo. Presenza a volte silenziosa, più spesso tuonante ed energica, è stata sempre un punto di riferimento. Se dapprima era la nonna ad occuparsi di noi, è giunto poi il tempo in cui qualcuno doveva occuparsi di lei. Antonietta non si è tirata indietro e con la forza e lo spirito di sacrificio che queste circostanze richiedono, si è fatta carico dei bisogni della nonna, standole sempre accanto, portandole tutte le cure necessarie e circondandola di quell'affetto di cui sono capaci solo le persone care. Sono venuto per cercare di trasmettere da parte di tutti quanti i nostri concittadini un augurio ed un ringraziamento, perché fare 100 anni non sempre dipende da come ci si gestisce, anche da quello sicuramente, poi ci sono tutta un'altra serie di componenti che aiutano a questo. E allora i complimenti vanno innanzitutto alla famiglia, perché sicuramente la signora Fiorentina è stata attenzionata doverosamente, ma anche con tanto affetto, con tanto amore, e ne è testimonianza non soltanto l'aver raggiunto poi i 100 anni, ma anche la vicinanza che i parenti più stretti, ma non solo per la verità, perché abbiamo notato una famiglia allargata, presenze di tante persone che hanno voluto testimoniare il loro affetto. Credo che per arrivare a questi traguardi poi ci sia bisogno innanzitutto di tanto amore e di tanta attenzione da parte della famiglia. Ecco, io voglio testimoniare questo, portare gli auguri al di là del segno materiale. Il comune ha realizzato una piccola testimonianza, una targa, ma quello è quello che resterà poi alla fine in ricordo di questa serata, della presenza
del sindaco, ma non soltanto del sindaco, per la verità ci sono vari amministratori appartenenti al consiglio a prescindere dalle appartenenze diciamo partitico, politico o di appartenenza elettorale all'interno del consiglio stesso. Al di là quindi della targa, voglio significare questo, che devo ringraziare la famiglia perché è un esempio da seguire. Tantissimi auguri e complimenti a lei.